Nord. Come attirare nuovi investimenti esteri in Italia? Un portale internet fa da vetrina ad alcune delle nostre bellezze del paese. Villa di lusso con vista a mozzafiato sul mare, vendesi. Non è l'annuncio di un'agenzia immobiliare, ma dello Stato, che ha deciso di mettere sul mercato alcuni dei suoi gioielli. Si chiama Invest in Italy, il portale attivo da 2 giorni, realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia del Demanio, rivolto a chi vuole, anche dall'estero, investire nel bel paese, in tutti i campi, compreso quello immobiliare. Una vetrina delle eccellenze, come questo villino Campos dei primi del Novecento, sul Lungotevere a Roma, 1500 metri quadri, adatto per diventare un'ambasciata o una residenza di lusso. Oppure Ca' Cappello, la Yard, edificio del Cinquecento sul Canal Grande a Venezia, che potrebbe trasformarsi in hotel. Così come Villa Niche, sulla collina di Posillipo a Napoli, vista Vesuvio. Vale 1,6 miliardi il pacchetto complessivo dei 200 immobili da valorizzare proposti online di proprietà del Demanio e degli enti territoriali. L'obiettivo è di vendere nel 2016 beni per almeno 400 milioni, spiega il direttore dell'Agenzia del Demanio Reggi, e 500 milioni il prossimo anno. Più si incrementerà questa cifra, meglio sarà per il debito pubblico e l'economia. I 200 immobili inseriti nel portale sono i primi selezionati tra i 1.000 che comporranno l'offerta. Demanio ne ha classificati più di 1 milione, appartenenti a ben 11.000 enti pubblici. Presto arriveranno anche i bandi per le concessioni fino a 50 anni di 15 nuovi fari, oltre a quelli già avviati, e una serie di edifici costieri. Entrerà nella lista anche il faro di Venezia.